E come capire in quale fase del risveglio spirituale ci troviamo? Allora, cerchiamo un attimino quindi di capire un attimino cosa si intende con il risveglio spirituale e come capire, diciamo, in quale fase del risveglio spirituale ci si trova. E il risveglio spirituale è, come dire, il cammino, un cammino. Se vogliamo anche iniziatico, che possiamo fare per raggiungere il benessere, l'armonia con noi stessi e con gli altri. Salutiamo la nostra Grinettina, Green Apple. Allora, il risveglio spirituale è fondamentalmente un processo di crescita personale, che porta alla trasformazione, diciamo, di una persona a una maggiore consapevolezza di sé, a una maggiore consapevolezza del mondo che lo circonda e del suo posto in esso, fondamentalmente. Un viaggio, il cammino spirituale è un viaggio che può essere sia graduale che improvviso, no? Pensiamo al famoso Paolo di Tarso che sulla strada di Damasco è caduto da cavallo, si dice, insomma, ha avuto il coinvolgimento in modo improvviso. Comunque sia che avvenga in modo graduale, sia che avvenga in modo improvviso, il risveglio spirituale porta sempre, salutiamo anche Roxy Rosa, salutiamo anche Betty Cottage. Porta sempre dei cambiamenti nella vita di una persona. Non restiamo più, diciamo, come siamo, ma cambiamo. Quindi, e sono cambiamenti significativi. Potremmo dire che il risveglio spirituale può essere definito come un cambiamento di coscienza. Un cambiamento di coscienza che porta una persona a sviluppare una maggiore consapevolezza della propria natura. E insomma, rispondere alle domande chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. E anche del suo rapporto con l'universo. È un processo che può portare a una trasformazione profonda della persona, sia a livello interiore sia a livello esteriore, quindi ci sono dei cambiamenti. Ovviamente il risveglio spirituale può manifestarsi in diversi modi, non esiste un unico percorso, non esiste un unico cammino, anzi la cosa interessante è che esistono tanti cammini spirituali, tanti percorsi spirituali, non esiste un unico cammino. E diciamo, ci sono alcuni segnali che possono indicare che una persona sta vivendo un processo di risveglio spirituale e questi segnali, diciamo, possono includere, ad esempio, un aumento della consapevolezza di sé e del proprio mondo interiore. Questo è un altro punto molto importante. Ricordo a tutti che chi volesse abbonarsi al canale può farlo andando nella home page e cliccando sul tastino abbonati. Chi volesse fare donazione al canale può farlo cliccando sul tastino col dollarino oppure super grazie, tastino sotto il video. Quindi il risveglio spirituale porta una maggiore consapevolezza di sé, del proprio mondo interiore, anche una maggiore consapevolezza della vita e una maggiore consapevolezza della morte, perché poi diciamo che un percorso di cammino spirituale, un percorso di risveglio spirituale ci deve necessariamente far fare i conti con la morte, non possiamo non fare i conti con la morte. Ma il risveglio spirituale porta anche a provare una maggiore compassione ed empatia per le altre persone, per gli altri esseri. Ci porta ad avere un senso di connessione con qualcosa di più grande dentro di noi. Questo è un altro punto molto importante, ma può portare anche a un cambiamento dei valori della nostra vita. Il valore è che cosa per noi è importante, ma anche a un cambiamento delle credenze, fondamentalmente. Anche un cambiamento delle credenze ci può portare, diciamo, a sviluppare un risveglio spirituale.
ma anche un cambiamento delle nostre priorità. Quindi questo è un altro punto molto importante, no? Un cambiamento delle priorità è molto importante anche questo, perché ciò che noi diamo prioritario diventa il focus della nostra vita, fondamentalmente. Le credenze anche sono molto importanti, sono un po' i comandanti del cervello. Una credenza è ciò che noi crediamo vero, fondamentalmente. Ringraziamo Patrizia e saluto anche Dorothy. E saluto anche Isaura e saluto anche Arale. E un cammino spirituale, un percorso di cammino spirituale rappresenta anche, diciamo, la capacità di avere un interesse per la spiritualità e per la crescita personale. No, noi oggi spesso viviamo in un mondo dove siamo collegati esclusivamente all'avere, esclusivamente al, diciamo, esclusivamente alle situazioni di, come possiamo dire, materialiste, no? Del mondo mondano, mentre invece ciò che trascende spesso non lo prendiamo in considerazione. Invece, quando effettuiamo un percorso di cammino spirituale, dobbiamo abbandonare, tra virgolette, piano piano, le situazioni, la mondanità per entrare nella trascendenza, lasciare l'immanenza per entrare nella trascendenza. Perché questo, in questo c'è l'unico significato della vita che noi possiamo dare. Perché questo dipende molto dal paradigma e dalle credenze. No, ci sono persone che, per carità, possono credere che la vita sia, e anche, diciamo, alcune parti, no, della fisica quantistica, possono affermare questo, insomma, ci sono diverse interpretazioni anche della fisica quantistica, se vogliamo. Ci sono interpretazioni più, come possiamo dire, se vogliamo, materialiste, no? E altre che sono, che portano verso la spiritualità. Questo dipende da noi. Certo, un'interpretazione, diciamo, più materialista della fisica quantistica può affermare che siccome si pensa che questi universi siano nati da una fluttuazione quantica del vuoto, cioè una caratteristica della natura di creare a caso fondamentalmente, e quindi se si crea a caso, caso nel senso vero del termine, cioè una creazione casuale fondamentalmente, allora di fatto non c'è un inizio, non c'è una fine e non c'è un significato. Quindi tutto quello che si manifesta, secondo questa visione, che non è spiritualista ma è materialista, nulla ha significato, nulla nella vita ha significato, quindi tutto quello che capita è frutto fondamentalmente del caso, caso con la C maiuscola, perlomeno alle origini, perché poi dopo la casualità, diciamo, le cose diventano più collegate alla relazione causa-effetto, no? Mentre invece nelle particelle subatomiche emerge questo fenomeno della casualità. Comunque, in questo caso, con questa interpretazione della quantistica, diciamo che la vita sarebbe semplicemente frutto di una caratteristica dell'universo, ma i nostri pensieri e le nostre credenze, diciamo, dipende tutto dall'agglomerato di atomi, no? È la materia, se vogliamo, che crea la mente e non viceversa. Comunque, invece si può dare un'interpretazione diversa in cui si può dare un significato. Quindi il risveglio spirituale porta a questa seconda interpretazione, fondamentalmente, e può avere un profondo impatto comunque sulla vita di una persona, può portare cambiamenti positivi, sicuramente, in termini di benessere, di felicità e di realizzazione personale. Può portare comunque anche a una maggiore creatività, intuizione, capacità di risolvere i problemi. Teniamo presente che intanto, io credo, visto che ci sono tante spiegazioni, no, molto diverse, io credo che poi alla fin fine non ci sia nessuno
non ci sia nessuno che possa conoscere esattamente come stanno le cose. Se pensiamo alle varie tradizioni spirituali, ci sono delle interpretazioni che poi alla fine sono anche molto diverse, anche tra lo stesso buddismo e lo stesso induismo, ci sono delle profonde differenze, no? Ed entrambe queste, come possiamo dire, scuole di pensiero, queste scuole spirituali hanno avuto persone molto importanti, dei veggenti, tra virgolette, persone che parliamo di Buddha, ma parliamo anche di tutti gli Arhat dell'induismo. Ecco, questo fondamentalmente ci fa capire che probabilmente una comprensione totale e profonda, se c'è, è soltanto soggettiva, ma non si è diffusa. Quindi io credo che poi ognuno debba trovarsi il suo percorso, il percorso che lo fa stare meglio, la cosa che lo fa veramente stare meglio. Perché di fatto l'unica cosa certa in questa vita è semplicemente il fatto che la vita, perlomeno nella forma che noi conosciamo, finirà, prima o poi finirà, e non sappiamo come proseguirà e neanche tutto sommato se proseguirà. Questo fa parte delle credenze che noi diciamo, sviluppiamo fondamentalmente. Cosa accomuna il buddismo e l'induismo? Beh, cosa accomuna? Li accomuna diverse cose. Ci sono tante cose che li accomunano e tante cose che li differenziano. Quello che li differenzia, ad esempio, è la concezione di anima. Nel buddismo l'anima viene vista come un qualcosa in continua trasformazione. E anche poi all'interno dello stesso buddismo ci sono molte differenze. Nell'induismo invece viene visto come un qualcosa di impermanente, totale, preesistente, increato. Quindi credo che ognuno poi si crei una sua realtà, che è quella poi, tutto sommato, come dice Patrizia, che dovrebbe renderlo più felice, ma i processi di crescita spirituale portano comunque a una trasformazione. Se una persona si sente bene pensando, diciamo, perché poi anche la quantistica, quella più materialista, non è che ha, diciamo, delle certezze, no? Perché uno dice la scienza ti dà delle certezze, invece la scienza non ti dà delle certezze, ti dà delle certezze con lo stesso livello, diciamo, di affidabilità che ti dà la filosofia, con lo stesso livello di affidabilità che ti dà, come possiamo dire, che ti danno i percorsi spirituali. Cioè, anche la scienza non è un qualcosa che si è esaurito, noi non conosciamo esattamente, non c'è una teoria del tutto come qualcuno sperava, diciamo, e anzi, probabilmente più ci si avvicina, più si scopre che siamo lontani. Quindi io credo che anche la scienza, la quantistica oggi sia comunque alla fine un frammento di tutto quello che è, insomma. Io credo sinceramente che, beh, se qualcuno sa esattamente, diciamo, le cose, un veggente, una persona, un maestro, eccetera, non è comunque riuscito a trasmetterlo alle masse, se lo sta tenendo per sé, perché quello che viene trasmesso presenta da maestri diversi delle differenze profonde. Quindi io credo che poi ognuno debba trovare il suo percorso improvviso e sono delle percezioni soggettive, cioè se una persona, ad esempio, magari in funzione di esperienze particolari, no? Adesso voglio parlare un attimino delle varie fasi. Comunque quello che dobbiamo tenere presente è il percorso che ci può dare più benefici. Cioè, esistono diversi percorsi, no? La meditazione, lo yoga, lo studio di varie correnti filosofiche, però diciamo deve essere un percorso che ci dà dei benefici, altrimenti significa che benefici, cioè un maggiore senso di felicità, una maggiore consapevolezza di sé, del mondo che ci circonda, un senso di connessione, un senso di scopo e significato della vita, che può essere anche avere la possibilità
consapevolezza profonda che la vita non ha nessuno scopo e nessun significato. Questo è, diciamo, questo è scontato fondamentalmente, no? Quali sono comunque le cinque fasi principali del risveglio spirituale? Ma sicuramente la prima fase è la crisi. Cioè, le persone non iniziano un percorso di risveglio spirituale perché, diciamo, sono traviati dal benessere. Anzi, spesso sono traviati. Chi è traviato dal benessere, tra virgolette, chi per motivazioni che non sappiamo, ad esempio, cioè ci sono alcuni esempi, ad esempio del Buddha, dicono poi, perché anche qua non è che conosciamo esattamente la storia, però normalmente tutte queste persone, diciamo, che hanno poi un percorso spirituale, normalmente si dice, al mito vuole, che nascono in famiglie ricche, benestanti, abbandonano tutto, come ad esempio San Francesco, come ad esempio il Buddha. Ma questo probabilmente viene detto, è un qualcosa di mitico, perché ovviamente nascere, tra virgolette, nella bambagia o nel benessere eccessivo probabilmente non porta naturalmente allo sviluppo spirituale, ma porta come dire, al godere dei sensi, al godere della materia, e esaurire la vita in questo modo fondamentalmente. Quindi spesso la prima fase del risveglio spirituale è una crisi. Questa crisi può essere causata da diversi fattori esterni, come ad esempio un evento traumatico che viviamo, potrebbe essere un lutto importante, ad esempio. Quindi una perdita significativa, oppure potrebbe essere un senso di insoddisfazione, un senso di insoddisfazione per la propria vita. La crisi, tra virgolette, porta normalmente a una serie di domande esistenziali, no? Quindi qual è il significato della vita? Chi sono io veramente? Qual è il mio scopo? Ma teniamo presente che la crisi potrebbe semplicemente anche nascere anche in assenza di un evento, per così dire, traumatico, diciamo, ma semplicemente per il passare degli anni, no? Perché evidentemente una persona quando ha 20 anni magari si vede come immortale, no? Non percepisce, diciamo, una situazione, anche, sì, anche una malattia, una terapia intensiva, certo, ma anche semplicemente senza avere nessun evento traumatico, no? Col passare degli anni una persona si rende conto che mentre a 20 anni si sentiva immortale, magari a 50, 60, 70 sente che il suo tempo sta per scadere fondamentalmente, no? Poi potrebbe durare altri 10, 20 anni, 30 anni. Perché poi nessuno sa esattamente, una delle più grandi incertezze è l'incertezza di quando moriremo, no? Nessuno di noi sa quando morirà e come morirà. Questi sono due interrogativi, no? È una certezza, l'incertezza della morte, di quando si muore e di come si muore, mentre un'altra certezza però è la certezza che moriremo. Quindi potrebbe morire anche una persona tranquillamente di 20 anni, di 30 anni, muoiono i bambini, no? Muoiono i bambini, muoiono persone estremamente giovani. Però diciamo che in generale quando una persona è giovane non ha questa percezione della morte, almeno io ricordo che a 20 anni, boh, non forse neanche a 30, non pensavo minimamente, diciamo, alla morte in generale. Certo, magari uno può perdere i nonni, può perdere, quindi entra in contatto con la morte, ma la propria morte, che poi era quella che lo porta maggiormente, diciamo, a riflettere sull'essenza della vita, viene vista come qualcosa di distante, quasi qualcosa mitica, no? Sì, forse verrà un giorno, ma
chissà quando, chissà come, in un giorno lontano. Non abbiamo questa percezione in linea di principio. Io poi ovviamente parlo per la mia esperienza. Ci può essere qualcuno che già a 5 anni inizia a meditare sulla morte, perché poi diciamo ci sono situazioni che sono completamente diverse, no? Non è che possiamo che siamo tutti uguali e possiamo definire, diciamo, esattamente le stesse cose, però quando siamo giovani, in linea di principio, vediamo la morte come un qualcosa di estremamente lontano, estremamente improbabile. E tra l'altro, i giovani spesso da giovani si rischia la vita senza neanche rendersene conto, no? Io ricordo quando a 14-15 anni avevo un motorino, ancora ricordo ancora un Garelli VIP 3W, e insomma, diciamo che facevo delle cose che oggettivamente oggi mi metterei le mani tra i capelli, avessi i capelli da solo, per quanto ripensandoci le vedevi rischiose, no? Cioè i ragazzini, c'era meno traffico di oggi ovviamente, però facevamo delle gare, delle corse in discesa con i motorini e rischiando la vita fondamentalmente, se uno ci pensa, perché non so, affrontare delle curve quasi alla cieca, senza magari un po' contromano, senza sapere chi viene dall'altra parte, basta che dall'altra parte venisse una macchina, un camion o qualunque cosa e l'impatto sarebbe stato fatale, no? Ma a 14 anni, 15 anni una persona si sente fondamentalmente immortale, no? Però invece è mortale, però la percezione è quella. Poi ovviamente passando il tempo, invece una persona si rende conto che il suo tempo, non dico sta per scadere, ma comunque sta diminuendo, insomma, quindi l'appuntamento con la morte inesorabilmente si avvicina, no? Perché quando sei giovane non ci pensi, anche se ti può capitare, però non ci pensi, quando gli anni aumentano inizi a pensare, no? Perché fisiologicamente, diciamo, si avvicina al tuo tempo, anche se una persona vivesse a lungo, insomma, anche se una persona, supponiamo, vive fino a 90 anni, quando arriva a 60-70, beh, inizia a capire che, insomma, si sta avvicinando inesorabilmente, anche nel migliore delle ipotesi, no? Quindi la fase della crisi è quella che normalmente porta comunque a una ricerca spirituale, oppure la morte di una persona cara, no? Oppure la morte di una persona cara, che può essere un genitore, un figlio, un parente, un marito, una moglie, insomma, una persona con la quale si è comunque legati, soprattutto da legami di sangue, legami affettivi, e quindi anche la perdita, diciamo, di una persona cara, soprattutto se abbiamo una certa età, perché se perdi i nonni a 20 anni, beh, sì, ti spiace, ovviamente, ci stai male, ma non ti rendi conto, insomma, non ti rendi esattamente conto, no? E quindi questo è, quindi la prima fase è sicuramente quella della crisi. La seconda fase del percorso di crescita spirituale è caratterizzata dalla ricerca. Quindi io credo che la seconda fase sia proprio la ricerca delle risposte alle domande esistenziali, che domande esistenziali che sono emerse durante la crisi, ovviamente. Ma che la prima fase sia la crisi, lo testimoniano anche, che la prima fase sia la crisi, lo testimoniano anche, diciamo, lo testimoniano anche tutti i percorsi di crescita spirituale. Difficilmente, dicevo, si inizia un percorso spirituale se non si ha una crisi esistenziale, dovuta semplicemente, come dicevo, non è detto a eventi traumatici, ma anche semplicemente allo scorrere del tempo. La seconda fase, quindi, è quella della ricerca. Le ricerche di cosa? Di risposte alle domande esistenziali che sono emerse durante la crisi, no? In questa fase la persona inizia a esplorare diversi percorsi spirituali di diversa natura, ma anche in parallelo fondamentalmente. C'è chi diciamo si dedica alla meditazione, magari allo yoga, qualcuno allo studio, ad esempio, di testi spirituali, alla partecipazione di gruppi
di spiritualità. Questo potrebbe essere anche un qualcosa, no? La ricerca di gruppi di spiritualità, oppure persone che magari si avvicinano, no? A una tradizione spirituale, che può essere quella buddista, ma anche quella cattolica, ad esempio, oppure, ma qualunque, diciamo che qua a seconda, insomma, un po' dell'indole, si cerca comunque un conforto, diciamo che alla fine si cerca comunque una situazione di conforto, no? È ovvio che anche qua il mercato della spiritualità, tra virgolette, offre tante soluzioni a tutti fondamentalmente, no? Ci sono quelle soluzioni, per carità, che una persona può anche, o il Reiki, certo, sì, tutti approcci, no? Diciamo, ci sono diverse, nel mercato, nel panorama della spiritualità, ci sono diverse offerte fondamentalmente. Che siano vere o che non siano vere, poco importa, perché se uno ci crede fondamentalmente, questo comunque lo porta a vivere meglio la sua vita fondamentalmente. Per dire, chi si avvicina ai testimoni di Geova pensa che gli viene proposto il fatto che la sua vita dopo la morte, diciamo, dopo un certo periodo, tornerà al regno di Dio in terra, e quindi sarà una rinascita, ma non una rinascita spirituale o in altro modo, potrebbe essere, anzi, secondo loro, è una rinascita in carne, dove tutti torneremo con le nostre sembianze, soltanto più giovani, resteremo sempre più giovani. Avevo sentito un'età intorno ai 30 anni, anche i bambini piccoli comunque cresceranno, insomma, questa età media, insomma, intorno ai 30 anni, più o meno quello che è, e non si invecchierà più e incontrerai le stesse persone che hanno fatto parte della tua vita, no? Tua madre, tuo padre, tuo nonno, ma incontrerai anche il tuo bisnonno, incontrerai anche i tuoi avi, tutti tranquilli, diciamo, sulla terra, sempre sulla terra, che ovviamente sarà, diciamo, depauperata da tutte le situazioni di inquinamento, eccetera, eccetera, e ti propongono questo, no? Oh, io a questo non riesco proprio a, come dire, a credere alla favoletta, no? Perché, come dire, non... Però, comunque, come dire, poi ci sono le proposte del cristianesimo, per carità, no? Le proposte dell'induismo, del buddismo, del, diciamo, ci sono tante proposte, no? Ma io credo che andare a ognuno si sentirà più vicino a qualche, ognuno si sentirà più vicino a chi vuole intraprendere un percorso di crescita spirituale, ognuno si sentirà più vicino al, come dire, a una delle tante proposte, no? Oppure si troverà una sua proposta personale. Certo, il paradiso, diciamo, che viene offerto, no? Da qualcuno viene offerto il paradiso, ma anche gli antichi culti degli antichi egizi, la pesatura dell'anima, insomma, viene, salutiamo anche Miriam, vengono offerte diverse possibilità. Beh sì, ma anche lo sciamanesimo sicuramente, ma io credo che ogni forma, diciamo, di proposta spirituale possa dare dei benefici se te la senti dentro, no? È indubbio che noi possiamo raggiungere, se questa, diciamo, se questa situazione funziona, dovremmo vivere degli stati, dovremmo, diciamo, dopo la ricerca, appunto, la terza fase è caratterizzata dall'incontro, no? L'incontro con uno dei tanti cammini spirituali. In questa fase, quella dell'incontro, la persona può sperimentare, diciamo, i benefici prodotti da, cioè incontra, che può essere un maestro, una tradizione, una filosofia. Comunque ci deve essere un incontro con qualche cosa che sentiamo nostra, no? Ecco, qua la cosa peggiore è dire la mia cosa è meglio della tua, la mia tradizione è meglio della tua. Io sinceramente penso che
Ribadisco, visto che ci sono stati tanti maestri, tanti veggenti, ma pensiamo, che ne so, agli avatar dell'induismo, non so, anche lo stesso Sai Baba praticamente, oppure altri grandi avatar del passato, come ad esempio lo stesso Gesù, ma anche lo stesso Buddha, hanno fornito comunque, io questo me lo sono sempre chiesto, oggi me lo chiedo un po' di più. Hanno fornito delle loro proposte che però non sono coincidenti, non sono coincidenti, no? Se vediamo la proposta del Cristo, che poi ovviamente quella del Cristo in generale non sappiamo esattamente quale sia, noi possiamo conoscere quella che viene mediata in qualche modo dai Vangeli, come anche del Buddha, non è che noi possiamo conoscere perché risaliamo a 2000-2500 anni fa. Ma tutti questi maestri, anche Lao Tzu, anche Confucio, ma anche più recenti, Sai Baba, Osho, hanno tutti fatto delle proposte, ma queste proposte, diciamo, sono proposte, come possiamo dire, che non sono coincidenti, no? Per questo io credo che nessuno sappia veramente, perché se una persona che entra veramente dentro e riesce a conoscere veramente il tutto, beh, non ci dovrebbero essere tutte queste differenziazioni, no? Dovrebbe esserci una proposta unica fatta da, poi non sappiamo la verità alla fine cosa sia. Però detto questo, questa è una mia riflessione personale che mi porta a dire che in fondo, è tutto estremamente soggettivo, no? E non ci sia un'oggettivizzazione delle cose, ma anche all'interno dello stesso buddismo, no? Ci sono le tradizioni Theravada, dove, come dire, c'è una sorta di dissoluzione e quindi non esiste una rinascita, una reincarnazione vera e propria, ma come dire, la nostra parte emotiva si frantuma e viene, diciamo, e viene vissuta in qualche modo. Ma poi la spiritualità può anche essere vissuta individualmente, cioè come ho detto prima, non è detto che uno, però da qualche cosa saremo condizionati, no? Non possiamo non essere condizionati. Viviamo in un mondo dove che ci piace o che non ci piace, chiunque faccia un percorso di ricerca spirituale si imbatterà in qualcuno, poi magari non lo prenderà in considerazione, però uno potrà leggerà qualche passo dei Vangeli, qualche passo della Bibbia, qualche passo della Bhagavad Gita, che è un testo induista, cioè, o comunque si farà delle idee. Noi non è che siamo avulsi dal mondo, no? Quindi riceviamo, no? Poi possiamo ricevere tante informazioni e crearci la nostra, fondamentalmente. Ma non è detto che la nostra sia meglio di quelle di tante altre, è una delle tante esperienze soggettive, fondamentalmente. Questo per dire che non esiste diciamo, almeno dal mio punto di vista, salutiamo anche Pippoli, non esiste un qualcosa di giusto e un qualcosa di sbagliato. Ripeto, perché se ci fosse qualcuno che avesse la conoscenza totale e completa, non ci sarebbe tutta questa frammentazione di proposte filosofiche, no? C'è qualcuno che dice, ah, la mia religione, il mio pensiero è quello vero, quello degli altri, quello sbagliato. Ecco, se uno si arroga questo diritto di dire la mia, io sono sulla verità, ma anche Gesù probabilmente, io sono la via, la verità e la vita. Per carità, soggettivamente sì, perché il Buddha, ad esempio, che diceva cose diverse, Maometto diceva cose diverse, la spiritualità ebraica è ancora diversa. Ma ad esempio l'induismo dice cose altrettanto diverse, lo zoroastrismo, no? Di Zoroastra dice, cioè ogni persona, ma anche nello stesso cristianesimo ci sono molte differenze, ovviamente, non c'è un'unica visione, se vogliamo. Pensiamo alla proposta, diciamo, che ne so, delle varie congregazioni, no? Dal protestantesimo pensate solo alla scelta dei testi, no? Ad esempio, tra i cristiani ortodossi,
e i cristiani copti e i cristiani cattolici c'è una scelta diversa di testi sacri, perché per i cristiani copti, ad esempio, il libro di Enoch è considerato un libro sacro, mentre per i cristiani cattolici il libro di Enoch è considerato un testo apocrifo, quindi che non viene preso in considerazione. Questo per dire che anche all'interno della stessa tradizione, no, ci sono grandi differenze, come all'interno del buddismo, ma anche all'interno dell'induismo. Anche all'interno dell'induismo non c'è mica un'unica tradizione, no? Ci sono vari maestri che portano idee diverse. Quindi, questo per dire che cosa? Che ognuno poi alla fine dovrà trovarsi la sua. Quindi ci deve essere necessariamente un incontro, non ci può non essere un incontro. Forse anche un'elaborazione, diciamo, nell'incontro la persona sperimenta delle cose e trova, come dire, il cammino che fa più al caso suo, trova una strada, trova un percorso, che può essere anche un percorso proprio, diciamo, nel senso di qualcosa che questa persona ha creato di per sé, ma interagendo con gli altri, difficilmente. Ma io credo che anche il Buddha è nato in un contesto induista e ha creato la sua storia. Lo stesso Gesù è nato in un contesto, cioè, anche se risaliamo all'inizio dei tempi, come dire, è difficile dire quando si è formata la prima tradizione spirituale. Purtroppo, le sette impongono, ma le sette impongono a chi entra dentro le sette, no? Anche Scientology ti impone, ma come dire, siamo noi che comunque entriamo dentro e ci facciamo imporre le cose, perché altrimenti nessuno ti viene a prendere, beh, a meno di, diciamo, di quello che hanno fatto i cristiani, ad esempio, con gli schiavi africani, che li, come dire, convertivano con la spada, o quello che ha fatto l'Islam, ad esempio, la conversione con la spada, e allora lì sì che è un'imposizione. Ma diciamo che oggi, tutto sommato, e che poi è stata, ad esempio, un'imposizione che non ha neanche funzionato, no? Perché nelle tradizioni africane tutte queste, diciamo, religioni di matrice Yoruba, quelle che tratta la nostra Penelope, no? Umbanda, Kimbanda, Voodoo, Candomblé, Santeria, no? Utilizzano proprio i santi cattolici per confondere le acque, però dietro a questi santi cattolici ci sono le antiche divinità, no? Per cui io credo che imporre qualcosa a qualcuno, neanche con la spada, tutto sommato si riesce. Comunque l'incontro è la terza fase. La quarta fase è la trasformazione, perché quando una persona ha scelto il suo cammino, ma fosse anche un cammino ateo, un cammino in cui uno pensa che tutto è dovuto al caso e non ha un significato l'origine della vita, come non ha un significato la fine della vita. Questa è un'altra scelta spirituale, no? Cioè, anche gli agnostici fanno una scelta, perché scegliere di non scegliere è comunque una scelta, no? Quindi alla fine, anche se una persona è agnostica, comunque sceglie qualcosa. Quindi, salutiamo anche Ibisco. Quindi, io credo che in ogni caso la scelta che prima o poi, comunque io credo, tutte le persone, bene o male, facciano, porterà, diciamo, alla trasformazione, no? La quarta fase è quella della trasformazione. La persona inizia a vivere secondo questi nuovi valori e secondo questa nuova visione del mondo e secondo questa nuova visione dell'aldilà. E quindi in questa fase inizierà magari a condividere la propria esperienza con gli altri, ma alla fine io credo che si tratti proprio della propria esperienza. Io credo che alla fine, sia il Buddha, sia diciamo, sia il Buddha, sia anche altri, sono diciamo, propensi, hanno presentato la loro esperienza. Beh, certo, ma il lavaggio del cervello cercano di farlo tutti, no? Perché il mio bucato lava più bianco del tuo, no? Il mio Dio è meglio del tuo. Però, come dire, il lavaggio del cervello prende le persone che si fanno lavare fondamentalmente il cervello, no? Perché
Perché anche le tradizioni cattoliche, poi noi spesso non le definiamo sette, ma pensate ai voti di alcuni ordini cattolici, il voto di povertà, il voto di castità, e poi c'è quella cosa sempre strana, no? Che lo stesso Dio, teoricamente lo stesso Dio, perché il Dio, diciamo, ebraico, che poi anche il Dio islamico, avrebbe detto delle cose diverse, no? C'era quella bella vignetta che l'ho anche postata da qualche parte, che Dio ha detto all'uomo vestito di bianco che non si può sposare, ma può bere tranquillamente il vino. E poi lo stesso Dio ha detto all'uomo vestito di nero che invece si può sposare anche 4 volte, ma non può bere vino, per dire, no? Quindi, come dire. Quindi io credo che la contaminazione faccia parte comunque, è ovvio che se uno accetta i vincoli, ad esempio anche della Chiesa Cattolica, no? Il vincolo di povertà, il voto di povertà, il voto di castità, il voto di obbedienza, no? Pensate che non sono mica dei voti da poco. Uno entra in una congregazione, che ne so, Comunione e Liberazione, piuttosto che Azione Cattolica. E deve fare, diciamo, e deve fare il voto di castità, obbedienza, povertà. Beh, anche la massoneria, diciamo, anche la massoneria ha una sua visione, diciamo, no? Il grande architetto dell'universo è un concetto massonico, ma molto più antico della massoneria, fondamentalmente. Quindi queste sono, diciamo, è un'altra interpretazione, no? In cui esiste comunque un costruttore, quello che viene definito un motore immobile, fondamentalmente, no? Il grande architetto dell'universo sarebbe un motore immobile, cioè che costruisce ma resta fermo. Comunque sia, anche la filosofia fornisce delle risposte, se pensiamo, non so, a Platone, ma anche ai neoplatonici, insomma. Quindi, comunque, questa fase della trasformazione è importante. L'ultima fase io credo che sia l'integrazione, cioè l'integrazione è una nuova consapevolezza in cui questa persona ha raggiunto un nuovo equilibrio tra la sua vita spirituale, quindi, e la sua vita quotidiana. Quando una persona raggiunge l'integrazione, si è integrato in qualunque situazione. Ma comunque l'integrazione è fondamentale perché ha raggiunto, come dire, il nirvana, ha raggiunto l'Eden, no? I segni dell'integrazione sono un senso di equilibrio tra la vita spirituale e la vita mondana, un senso di pace, un senso di serenità nella vita quotidiana, un senso di realizzazione individuale. Quindi questo è molto importante, no? Cioè noi, e credo che poi sia tutto sommato quello che nel buddismo si può definire anche come illuminazione fondamentalmente, no? Ci sono persone che non arrivano mai all'integrazione, cioè al senso di equilibrio. Infatti noi possiamo capire in quale fase siamo. Se siamo nella prima fase, nella fase della crisi, allora diciamo ci stiamo chiedendo, stiamo vivendo probabilmente un momento traumatico e ci stiamo chiedendo qual è il significato della vita. Ecco, quello che volevo dire è che queste fasi possono anche ripeterci ciclicamente, perché magari uno arriva a un'integrazione in un punto e poi può andare nuovamente in crisi. Non è che è detto che uno che raggiunge un certo livello, poi dopo si ferma e ha raggiunto il livello top. Potrebbero questi 5 livelli, potrebbero, perché magari uno crede di aver raggiunto, magari per un periodo vive un'integrazione, poi subentrano altri fattori, subentrano altre cose e vive, diciamo, una nuova crisi, no? Quindi noi quando stiamo vivendo una crisi normalmente ci chiediamo chi sono io veramente, qual è il mio scopo, che significato ha la vita. Se ti fai queste domande stai vivendo un periodo di crisi. Se invece inizi a sperimentare, inizi a ricercare, studi dei testi spirituali, vuol dire che sei nella seconda fase, nella fase della ricerca. Se credi di aver trovato, diciamo, una risposta,
hai fatto un incontro e quando questo incontro, diciamo, inizi a portarlo avanti nella tua vita, significa che sei in fase di trasformazione. Quando vivi una fase di, potremmo definirlo, integrazione, è perché ti senti bene, ti senti a tuo agio, non ti poni più domande. Non è detto, come dicevo, che questa fase di integrazione sia permanente, anzi, secondo l'ottica buddista, potrebbe essere anche impermanente fondamentalmente, no? Potrebbe essere anche impermanente, e quindi ottieni. Alice Bertorelle, io mi scuso, ma dico che non conosci la fede cristiana e hai veramente idee, oltretutto informazioni non vere. Ma non lo so, io la fede cristiana la conosco come attraverso i testi, e poi conosco persone che hanno una fede cristiana. Ma ecco, ma io non vorrei entrare nel dire la fede cristiana è meglio della fede buddista o della fede. Questo credo che sia l'unico errore, no? Vero, quello di dire la mia fede, o il mio credo è meglio del tuo, perché entriamo in una situazione, di ottusità fondamentalmente, no? Che ci siano i voti, io credo che siano veri, no? Perché io ho conosciuto persone che facevano parte, ad esempio, di Comunione e Liberazione, che avevano fatto dei voti di castità, voti di povertà, eccetera. Ho conosciuto anche dei salesiani laici che hanno fatto questo, cioè non è che sono così improvvisato, diciamo, no? Cioè, ho una certa età, ho conosciuto diverse persone, ho conosciuto anche dei salesiani laici che hanno fatto, per carità, nulla contro, no? Ma era semplicemente per dire a Patrizia Perotti che non è soltanto Scientology piuttosto che la setta di quattro persone che, diciamo, pone dei vincoli fondamentalmente. Io credo che, ma per carità, sono scelte legittime, no? Io credo che l'errore fondamentalmente sia quello di dire: la mia cosa, la mia religione è la vera religione, la tua religione è la falsa religione. Uno potrebbe dire: per me questa religione è la religione vera, io mi trovo bene in questa religione, ma perché sennò poi arriviamo alle guerre di religione, no? Come ci sono sempre state, no? Le guerre di religione. Credo che sia la cosa più dannosa per la spiritualità. Cioè, ognuno è libero di viversi, di fare le sue scelte, che sono sempre soggettive, ma non dobbiamo dire la mia religione è meglio della tua, il mio detersivo lava più bianco del tuo, perché se entriamo in questa situazione, diciamo, se entriamo in questa situazione non stiamo effettuando un cammino spirituale, no? Quindi, se una persona decide di prendere i voti della cristianità, piuttosto, ma anche nel buddismo, se una persona può prendere dei voti, anche nell'induismo una persona può prendere dei voti, cioè non è che, cioè, io ho conosciuto anche dei testimoni di Geova che dicevano: la mia cosa è meglio della tua. Beh, sì, poi spesso la scelta dipende da quando uno è nato, no? Pensate ad esempio a chi è nato a Cipro, no? A Cipro che nasce 50 metri più in là, sei in un paese di tradizione cattolica, 50 metri da un'altra parte sei in un paese di tradizione musulmana. Io sono una parte laica consacrata che si chiama Memordom. Sì, no, ma io non sto dicendo nulla, no? Io non sto dicendo che ognuno è giusto che faccia la sua scelta, che faccia le cose che vuole fare. Ma quello che dico io è che secondo me l'errore è dire che io sono dalla parte della verità, tu sei dalla parte del torto, perché la verità e il torto sono fondamentalmente soggettivi, anche perché, come dicevo, i grandi maestri, da Gesù a Buddha, diciamo, a Sai Baba, a Maometto,
sono tutti grandi maestri che hanno dato una visione completamente diversa, no? Quindi io credo che ognuno debba arrivare poi a trovare la sua dimensione, no? Cioè, dire questo è meglio di quell'altro porta comunque a una competizione, no? Porta alla guerra di religione, no? Porta al fatto che i talebani, quando hanno conquistato il, come si chiama lì, il coso, hanno abbattuto le statue dei Buddha, no? Come se fossero un nemico, no? Io credo che ci dovrebbe essere una, tra varie religioni, diciamo, o varie visioni, ci dovrebbe essere, cioè io posso saltellare anche da una all'altra, cercare di prendere il meglio da una e dall'altra. Quindi io credo che, insomma, il catechismo della Chiesa Cattolica, concesso al vescovo, ma non lo so, ognuno, credo che ognuno faccia la sua scelta, insomma. Bene, comunque, è già andata avanti troppo a lungo questa live, sono già 51 minuti, quindi spero di aver dato un contributo. E